Lunedì 11 giugno, in primo piano nel TGL News, l'ennesima truffa ai danni di una persona anziana venuta questa mattina a Campremoldo Sopra, fingendosi un tecnico dell'ACO, uno sconosciuto è riuscito a penetrare nell'abitazione di una donna di 87 anni, invitandola poi a mettere in un sacchetto tutti i gioielli che avrebbe poi depositato nel frigorifero per evitare contaminazioni durante l'intervento idrico. La donna ha così affidato collane e braccialetti per circa 1000 euro allo sconosciuto che ha salutato e se n'è andato. Il truffatore è stato descritto come un uomo sui 25-30 anni, con carnagione olivastra, alto circa 1,65 m, perfetto accento italiano. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di San Nicolò. Sempre cronaca, furto nella notte in un bar nel centro commerciale Castello a Castel San Giovanni, dove ignoti sono penetrati dopo aver sfilato le inferriate. A notare che qualcosa non quadrava è stata una pattuglia di guardie giurate che ha allertato i carabinieri. Da una prima ispezione sembra che dal locale siano stati asportati i videopoker e la macchinetta cambia monete. Oltre ai carabinieri sono intervenute anche gli uomini di Ivri e Metronotte. È in attesa del secondo trapianto di fegato Piercarlo Cigala, vicepresidente di Aido, e ogni giorno che passa la sua vita è sempre più a rischio. C'era anche lui, ovviamente in prima fila, a Marsaglia sabato scorso in occasione del trofeo Aido Alta Valtrebbia, organizzato in memoria di Michele Lizzori, scomparso a gennaio di quest'anno a soli 40 anni per una grave malattia. Michele ha sempre portato nel territorio piacentino il messaggio della donazione e della scelta in comune. I ragazzi di Ottone, Coli e Marsaglia hanno quindi organizzato questo triangolare di calcio a 7 per raccogliere fondi a favore dell'associazione. Durante l'iniziativa patrocinata dalla Libertà è stato anche inaugurato un defibrillatore. Chiudiamo con lo sport: erano circa 300 i giovanissimi atleti che hanno dato vita all'edizione 2018 del Triathlon Kids, che sabato scorso alla diga del Molato in Alta Valtellina ha unito nuoto, bicicletta e corsa per un appuntamento sportivo organizzato dal Piacenza Triathlon Vittorino. Proprio tra gli atleti della Vittorino spicca sicuramente la prova di Gemma Ghinelli, che si è classificata terza nella gara generale di categoria Youth A, qualificandosi in questo modo per i prossimi campionati italiani. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 giugno, quando è in programma la nona edizione dello sprint Alta Valtellina, questa volta triathlon per adulti. La nostra edizione termina qui, il TGL News torna più tardi.